Sia lodato Gesù Cristo. Ci ritroviamo, fratelli e amati, all'ascolto della parola di Dio, alla mensa eucaristica, dove il Signore ci invita ancora una volta ad andare nella sua mistica vigna. Non più però come operai. Ci viene detto e ci viene comunicata questa esortazione, questo invito ad andare nella vigna come figli del padrone della vigna. E come figli siamo invitati, esortati a dare anche noi il nostro contributo, perché possiamo essere partecipi attraverso la figliolanza a quella che è l'opera del padrone della vigna, il Signore. E questi figli di cui Gesù nella parabola ci parla, uno dice: no, non ne ho voglia. L'altro invece subito, con prontezza, risponde: sì, ci vado. Compiono invece, potremmo dire, azioni diametralmente opposte. Uno dice no, ma poi si pente e ci va. L'altro invece dice sì, ma poi sicuramente si annoia, gli rincresce e disattende al suo impegno. Com'è vero che tra il dire e il fare c'è un abisso, quell'abisso che talvolta coglie anche noi. A volte i nostri buoni propositi non vengono portati a compimento, ma a volte anche le esortazioni, gli inviti, che invece non trovano all'inizio un pieno accoglimento, poi invece ci convincono nel bene e compiamo quell'opera che sappiamo sia giusta, per darci soprattutto l'opportunità di realizzare un'opera, un progetto nel quale noi ci convinciamo, abbiamo l'opportunità veramente di mettere a frutto i nostri talenti, le nostre capacità. Inizia oggi il mese missionario, tutti siamo missionari nelle nostre famiglie, dove a volte risulta molto difficile testimoniare la fede. Siamo missionari nel nostro quartiere, nella nostra piccola comunità, dove ancor più diventa difficile testimoniare quella carità a cui invece ci invitava il beato apostolo Paolo. Siamo invitati nei luoghi di lavoro, in ogni dove, ad essere testimoni di quel Cristo Gesù che non considerò un privilegio solo per lui l'essere Dio, ma anzi, proprio facendosi uomo, permette anche a noi di comprendere come la nostra umanità, pensata, voluta, amata, desiderata da Dio a sua immagine, a sua somiglianza, può questa umanità offrire un contributo di speranza all'umana famiglia che possa veramente riprendere quelle che sono le linee della salvezza, per offrire al mondo intero, all'uomo, quella tavola di speranza, di salvezza, che attraverso la misericordia di Dio diventa concreta. Ed ecco che anche noi abbiamo gridato con il salmista: ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati chi sei. Tu sei il Signore, il Dio della misericordia. Non considerare i nostri peccati. Se consideri le colpe, dice l'orante, chi potrà sussistere, Signore? Veniamo distrutti dal furore della giustizia che ci dovrebbe distruggere. E invece, Signore, la tua misericordia ci fa ben sperare.
E San Paolo ci raccomanda, qualunque cosa facciamo, c'è la tentazione anche nel fare bene le cose, di non farle né con superbia, né con orgoglio, né per vanagloria, perché così noi siamo più bravi degli altri. Ci sono tanti gruppi nella Chiesa, tanti movimenti, tante associazioni che tante volte quasi quasi quando si fanno le cose dicono noi siamo migliori, ci sentiamo un po' più di serie A rispetto ad altri che non hanno il bollino blu. Alla fine, fratelli carissimi, tutto, ci dice San Paolo, ce lo rammenta, deve essere fatto con tutta umiltà, non cercando il nostro utile, non cercando il nostro vantaggio, ma soprattutto anche la nostra salvezza, ma soprattutto la salvezza degli altri, perché altrimenti rimaniamo veramente fuori da quello che è il progetto di Dio. Quel progetto di Dio che ci invita invece a considerare gli altri amati dal Signore, come noi, se non più di noi, perché magari hanno bisogno di più attenzione, soprattutto quelli che vengono considerati gli ultimi. Ecco perché Gesù nel Vangelo diceva, attenzione, le prostitute, i pubblicani, i peccatori pubblici, i casi impossibili, quelli irrecuperabili, invece sono quelli che poi, in uno slancio di generosità, abbandonando la via del peccato, sono quelli che forse ci precedono, anche nella via della santità. E questo forse anche a nostra mortificazione, che ci crediamo migliori. Noi dobbiamo invece chiedere al Signore la grazia di tenerci sempre la mano sulla testa, che ci mantenga sentimenti giusti e di essere di quelli che sanno di essere bisognosi della misericordia di Dio almeno quanto gli altri. Ecco, anche il nostro venire a messa, fratelli carissimi, è un privilegio bello. Non che abbiamo noi da parte di Dio, ma che ci concediamo noi di stare con Dio. Perché il Signore, che potrebbe fare più e meglio di noi, più e meglio senza di noi, sceglie di aiutarci a compiere l'opera della redenzione in noi attraverso di noi. Proprio stamattina pensavo, se noi sappiamo fare bene qualche cosa e c'è una persona alla quale vogliamo dare l'opportunità di imparare a fare bene una cosa e gli diciamo, senti, prova a fare questa cosa, ti insegno qualcosa, facciamo prima o facciamo con più ritardo le cose? Sicuramente con più ritardo. Però, fratelli amati, ecco, questa è la logica di Dio. Il Signore aspetta che noi possiamo partecipare con Lui a questo progetto meraviglioso. Potrebbe veramente il Signore scegliere più e meglio. Eppure il Signore tante volte sceglie mezzi, strumenti inadatti, secondo il giudizio umano inefficienti seppur inefficaci. Perché per un atto di amore sceglie gli ultimi per far comprendere che la grandezza, la gloria appartengono a Lui. Il Signore veramente ci vuole in questo progetto e noi siamo venuti a ringraziarlo, a dirgli grazie, Signore, perché oggi ci permetti di stare con Te. Oggi ci inviti e come 2000 anni fa questa parabola
questo insegnamento, tu oggi lo stai facendo a noi, lo stai facendo ascoltare a noi. Oggi, come 2000 anni fa, ci inviti a cena con te, ci inviti alla mensa dell'Eucaristia per donarci te stesso, per trasformarci in te, per essere segno e strumento della tua presenza nel mondo. A lui la gloria, l'onore, la benedizione nei secoli dei secoli. Amen. Salutato Gesù Cristo.